Amici di calciomercato.com, bentornati all'appuntamento con la Fanta Polemica. Federico Zanon. Emanuele Travacere. Tanta carne al fuoco oggi, Emanuele. Partiamo dagli assist. Soprattutto, sì. Anche in redazione. Esattamente, partiamo da un discorso semplice. Gli assist devono essere i passaggi illuminati, quelli che mettono in porta il compagno. Non è possibile ogni volta vedere il più uno il lunedì mattina quando ci sono i calci e le formazioni a passaggi di 40 metri dal centrocampo verso giocatori che magari controllano la palla due o tre volte, saltano un uomo, poi calciano in porta. Il caso è quello di Pjanic nell'assist per Dybala, ma anche per Paquetà con Teo Hernandez. Secondo me non sono assist quelli, eppure puntualmente arriva il più uno. Invece 2 più 1, a proposito di più, c'è una differenza tra Gazzetta dello Sport e Fantacalcio.it per il voto di Kwame. 6,5 per Fantacalcio.it, 5 per la Gazzetta. Probabilmente era un 5,5, il rigore un po' generoso, l'ha cercato, ecco, 6,5 praticamente ti sembra un po' troppo. C'è da dire che se Schöner l'avesse segnato probabilmente avrebbe cambiato la partita, però obiettivamente non è stata una gran partita. Anche se Correa avesse fatto gol avrei vinto a Fantacalcio, ma ha sbagliato il rigore. Siamo sempre qui. Non è stata una grande partita in realtà anche quella di Romelu Lukaku. Noi di calciomercato.com gli abbiamo dato 4,5 con una valutazione da pachiderma. In realtà per Pasquale Guarro, In realtà per la Gazzetta dello Sport ha preso 6, una sufficienza che ha lasciato tutti un po' stupiti, tranne me, che grazie a quel 6 ho portato a casa i 3 punti in questa Fantacalcio.it, 5 invece. Esattamente, quindi anche qui grande differenza. Probabilmente Gazzetta ha premiato il grande lavoro e il grande movimento che ha fatto, però da un attaccante ci si aspetta sempre qualcosa in più. Stupisce anche invece il 6,5 a Samir Handanovic, che sul gol di Dybala in apertura probabilmente poteva fare qualcosa di più, tipo staccare i piedi da terra. E poi c'è la mia battaglia, lui non è d'accordo. Difensori, fantacalcio.it. Gosens, gol e assist, 7 più 3 più 1. Milenkovic fa gol, decisivo per carità, contro l'Udinese che ha fatto 3 gol in campionato, quindi non è che abbia tutto questo attacco, 7,5. Per me francamente non può prendere 7,5 Milenkovic. Il voto giusto è quello della Gazzetta dello Sport, ovvero 7. Voi dite solo mezzo punto, però per mezzo punto si può vincere, pareggiare o perdere. È vero, queste sono le nostre polemiche di questa giornata. Come sempre fateci sapere se c'è spazio, c'è stato spazio per altri casi da discutere. La settimana è lunga, spazio anche per gli scambi, stiamo già muovendo nella redazione, magari faremo un punto anche sui possibili scambi nel corso della settimana. Restate su calciomercato.com per tutte le ulteriori notizie.